Il capsicum flexuosum è un peperoncino selvatico originario dell'Argentina, del Paraguay e del sud-est del Brasile ed è l'unico in grado di sopportare gli inverni delle regioni fredde del nord Italia, resistendo a temperature di parecchi gradi sotto zero. Questo esemplare che vive nel mio orto a Reggio Emilia ha 4 anni e ha superato 3 inverni. È alto 3 metri. Questo è notevole, anche se nei luoghi di origine alcuni esemplari raggiungono un'altezza di 4 metri. Molti rami si protendono verso l'alto con dei lunghissimi internodi. In alto la copertura di foglie è particolarmente compatta e vedremo perché. In maggio, da un lungo ramo, ho fatto una margotta che ho staccato in ottobre. Stranamente si sono sviluppate molto le radici sotto la zona in cui ho tolto la corteccia e grattato via il cambio. Le radici sopra il taglio si sono sviluppate pochissimo. E avrei fatto meglio ad aspettare qualche mese prima di staccare la margotta dalla pianta. Comunque, in fitocella, dopo un primo appassimento, le foglie hanno ripreso turgidità e questo è un segno che la circolazione della linfa è buona. I lunghissimi rami terminano con numerose biforcazioni, dalle quali spuntano molte foglie che danno compattezza alla copertura della pianta. I fiori sono bianchi con macchie verdi e gialle e i frutti sono rotondeggianti con diametro da 5 a 10 mm, rossi a maturazione, molto piccanti e contengono semi neri. Domenica 28 ottobre ho cominciato a preparare la pianta per l'inverno. Ho tagliato i rami laterali per favorire lo sviluppo della pianta in altezza e ho legato fra loro i rami verticali. Il giorno dopo, cioè lunedì 29 ottobre, la pianta ha superato indenne il forte vento che si è abbattuto su tutto il nord Italia. Le raffiche si sono fatte molto più intense a tarda sera, quando non era più possibile filmare a causa dell'oscurità. Comunque nel Reggiano non si sono avuti gravi danni rispetto al resto del nord Italia e in particolare rispetto all'apocalisse che si è abbattuta sul Bellunese.